Arriva il nonno. Hi guys, today I'm going to show you. Oggi parliamo di shape. Cos'è lo shape nello snowboard? È il solito termine che ci viene dall'inglese, ma se ascolti il nonno chiaramente non sarà più un problema l'inglese. Letteralmente significa forma. Oggi farò una introduzione, diciamo, generale, poi guarderemo qual è lo shape migliore per la snowboard per iniziare. Lo shape è determinato dalla shankratura e dalle dimensioni di nose e tail. Ragazzi, affermiamo che lo snowboard è una passione e chi fa snowboard è un artista. Aggiungerei rider artista, perché chi costruisce uno snowboard chiaramente anche un rider, o lo è stato. Veniamo a noi. Il primo tipo di shape, il classico, è il directional shape. Ti faccio vedere una delle mie vecchie tavole. Alle mie spalle puoi vedere una directional hard. Aggiungo anche asimmetrica, chiaramente una tavola vintage. La directional a coda di rondine, praticamente la mia prima tavola, vedi? Non ideale per iniziare, infatti vedi anche la foto successiva. Questa tavola non permette l'andatura fechi. Che significa? L'andatura fechi è l'andatura contraria alla propria. E se ben ricordi, nello snowboard abbiamo due tipi di andature, goofy e regular. Se hai dei dubbi, ti invito a rivedere il secondo video di questa playlist, il mio secondo video. Ti dico solo una curiosità. Goofy, la traduzione sarebbe sciocco, ma in realtà non è questo il termine esatto nello snowboard. Goofy è il nome originale di Pippo, del cartone animato della Disney. In un vecchio cartone animato, Pippo, cioè Goofy, faceva il surfista. Ma a quel tempo tutti i surfisti andavano con il piede sinistro in avanti, quindi erano dei regular. Nel cartone animato Pippo invece andava con il destro in avanti. Da qui è nato il termine goofy. Torniamo però a parlare dello shape. Abbiamo il directional twin, che permette le entrambe andature, preferendo però una forward. Infine, twin tip, cioè coda e naso sono perfettamente identici, con uno stance perfettamente centrato. Esempio la Nitro Cinema. Infine, attenzione al termine switch. Senti spesso dire vado in switch, cioè vado da entrambe le parti. In realtà non significa che so andare anche in modalità fake. Abbiamo lo switch quando, esempio, un goofy e usa una tavola montata regular. Aspetta i tuoi commenti sotto questo video. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per ricevere notifiche. Keep in touch! Ciao!